Gli anni di piombo in Italia, le vittime, i carnefici, la destra eversiva e la sinistra rivoluzionaria. È intorno a queste tematiche che ruota Cuori contro, l'ultima fatica letteraria del giornalista Luca Telese, presentata al liceo scientifico Elio Vittorini, diretto da Angela Tuccio. Il libro è un resoconto di sangue e lotta armata, ma soprattutto una riflessione sul senso della memoria e della riconciliazione in un paese sempre in bilico tra generosità e amnesie. I cuori contro sono quelli che si sono combattuti nella stagione degli anni di piombo, ma sono anche coloro che poi si sono combattuti dopo, nella memoria, nelle infinite dispute e nei processi che hanno seguito quei fatti di sangue. I cuori contro sono però anche una lezione. C'è stato un tempo non lontano in cui l'Italia è stata attraversata dall'odio e i cuori contro hanno superato questa stagione dell'odio e sono arrivati al perdono, alla comprensione, al superamento della dimensione della guerra. Qual è dunque il messaggio che ha voluto trasmettere attraverso questo libro? Che non molto tempo fa in Italia, a Roma e a Milano, moriva una persona per morte violenta ogni 4 giorni, che quando noi leggiamo questi dati ci viene in mente l'Iraq, la Siria, ci viene in mente posti che ci sembrano lontani e distanti, invece i barbari eravamo noi. Il messaggio è che solo la memoria riesce a tenere lontano il rischio che la stagione dell'odio possa riaccendersi. I ragazzi devono pur confrontarsi con delle tematiche più forti e tematiche più importanti, perché i nostri studenti oggi saranno i cittadini di domani, coloro che dovranno scegliere e scegliere in maniera consapevole la loro vita e come relazionarsi col mondo che li circonda, per cui è giusto che abbiano la possibilità di conoscere i fatti e conoscerli in maniera oggettiva, direi, perché la cosa che mi è piaciuta di questo libro è che i fatti e le vicende raccontate con i misfatti e gli attentati da parte terroristica di destra vengano raccontati da un uomo di sinistra. Quindi i cuori rotti riguarda effettivamente i cuori di tutti coloro che sono morti, cioè che le stragi non vengono viste come numeri ma come persone, e quindi è giusto che i ragazzi comprendano questo. Telese è inoltre intervenuto nel corso della trasmissione sulla radio web della scuola. L'incontro, rivolto agli studenti delle quarte e quinte classi, è stato moderato dal giornalista Giovanni Marinetti.